Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Superbike 2016. Siamo a Magny-Cours, Francia, undicesimo round di campionato. E come nelle altre due tappe del mondiale, lasciamo le qualifiche e partiamo ultimi, perché ormai il campionato e di Camier. Adesso controlliamo bene i punti, ma se non è gara 1 è gara 2 che siamo campioni del mondo, perché 375 e 284 sono 91 punti di vantaggio e mancano 6 gare. Quindi no, ce ne sono ancora. Forse Erez. Diventeremo campioni, però. Se da ultimi arriviamo primi, secondi, cioè, o almeno a podio, e Van der Mark Ria, più Van der Mark che Ria, non ci arriva davanti o dietro di poche posizioni, tipo dall'ottavo in giù, mi do questo punto di riferimento, il campionato è nostro da Erez, dalla prima di Erez. Speriamo, però non mi ricordo Van der Mark se va forte in questa pista qui. Mi ricordavo le prime, ma queste qui in fondo no. Ad Erez credo che vada abbastanza bene Van der Mark, quindi. Però detto questo, il solito facciamo la prova libera. Appena finisce il pilota automatico e possiamo avere i comandi noi di tutto, interrompiamo, finiamo qui la prova libera e passiamo direttamente in gara 1, come in Germania, ecco. Boh. Direi che ci vediamo in gara 1. Infatti ultimi. Ci vediamo dopo. Eccoci qui per gara 1. Van der Mark parte terzo. Rie Davis. Davis durante tutto il campionato non è competitivo, ma quando arriva in Germania va veloce. Però se vuole vincere il mondiale, partire dalla Germania è un po' difficile dopo recuperare tutti i punti persi dall'inizio fino a Laguna Seca. Ma anche Laguna Seca andava bene. Però in Germania ha quasi sempre dominato lui. Quindi dalla Germania che comincia ad andare molto più forte rispetto a tutti gli altri. La griglia di partenza di gara 1 e adesso si parte, gara 1. Un'altra immagine copertina.
sempre difficoltà media e sempre a tre giri. Guadagniamo qualche posizione da 24esimi a 18esimi. Rimaniamo un po' bloccati qui dietro. Non è un problema. 91 punti sono tanti da recuperare in 5 gare dopo questa. Mi è sembrato Van der Mark, quello lì dietro. Sì, è proprio Van der Mark ed è fuori dalla top 10. I punti, dico comunque, perché i punti si arrivano fino al 15. Però con Van der Mark fuori dalla top 10, sempre a punti, e con un Kamiar che si trova in seconda e terza posizione, qui vanno molto forti, eh? Infatti si cade. Un altro difetto di questa pista è che qui si cade, perché loro le fanno molto forte, un po' come le altre piste che adesso non sto qui a elencare. Quella chicane lì la fanno molto forte e se sei in mezzo ti buttano per terra. Quindi poi il rettilineo, l'MV va come va, c'è un motore che è quello lì. Non ha un gran motore, infatti, si perdono posizioni, però finché Van der Mark è dietro non è un problema. Ria può anche essere primo, può anche vincere, può anche stradominare questa gara qui, sempre se lui primo. Che per Kamiar non è un problema, Ria, perché è il più vicino, si fa per dire il più vicino, 91 punti, è Van der Mark, quindi è dietro. Davanti, guadagna qualche punto, ma speranze mondiali non ce ne sono per loro già dall'inizio, già dalla prima gara, perché ricordiamo, Van der Mark è sempre arrivato dietro le prime 2 gare, 3 di campionato, anche 4 forse. Ma no, perché Van der Mark? Vabbè, ha sempre vinto Kamir le prime 3 gare del campionato, gara 1, Philipp Island, gara 1, gara 2, e gara 1 in Thailandia, o gara 2 in Thailandia, comunque. Le prime 2 tappe, 3 gare le ha vinte Kamir. Poi è arrivato Assen, che Assen è ritornato a vincere. Aragon, che ha fatto sì un podio e una top 5, però non è mai stato un pericolo per dare la prima posizione. Intanto sorpasso a Johnny Ria. E vi dicevo, anzi no, ve lo dico adesso, che Magny-Cours è una pista superbike e Formula 1 fino al 2006, se ricordo bene, ma forse anche nel 2008. E MotoGP non c'è mai andata, almeno se mi ricordo, perché la MotoGP c'ha le mani. E
E basta, solita piccola introduzione alla pista come tutte le altre. Intanto abbiamo vinto con 4 secondi e 76 con di vantaggio su Ria. Van der Mark è arrivato settimo. Sykes. Quindicesimo, un punto. E gli altri avversari, tutti qui. Giuliano decimo, sempre dei soliti sette, ecco, i soliti sei più Camier. Ottavo Davis, settimo Van der Mark, già detto, e Sykes quindicesimo, Ria e Hayden, quinto. Tempi 1.40 e 33 prima. Adesso classifica di campionato. 107 punti Van der Mark, 119 Ria, 141 Davis che perde perché era lì vicino a Ria dopo la Germania. Adesso, dopo questa gara 1 qui, si allontana un po'. Sykes perde la posizione su Hayden che era di un punto, credo. E Hayden fa quinto, quindi perde 10 punti, sì, 9. Poi tutti gli altri. Ma adesso Sebastien passa Huck di un punto. Ci tenevo per dire l'ultimo, ecco, in campionato. Gara 2. Nuovo record perché non ci ho mai girato, né in gara veloce né in campionato, quindi né niente. Il giro record per questa pista qui in campionato, ecco. Gara 2. Eccoci qui per gara 2. Poi a fine video vi dico una cosa che credo di averla già detta nel video che è uscito sabato, ma non sono sicuro, nel caso ve la ridico. E dentro con gara 2. Bella partenza, anche belle infilate negli spazi lasciati aperti dai piloti avversari, però siamo undicesimi. Attenzione, frenato troppo, si è caduti, quindi tutto da rifare, però è stata una bella staccata, a parte per quella. Con la perdita di posteriore proprio in quella staccata lì, se no saremmo molto più avanti come adesso. La gara è ancora lunga, mancano due giri e mezzo, però non è successo niente, tanto 107 punti adesso da Van der Mark quando mancano 5 gare alla fine. 105 punti disponibili. Mi accontento lo stesso di queste posizioni in cui si fanno pochi punti. 6 per il momento.
però se ne abbiamo, come si è visto in gara 1, si potrebbe anche andare più avanti ancora, non rimanere fissi in questa posizione qui. Questa stagione qui con Camier abbiamo fatto solo un ritiro, per l'esattezza gara 2 di Laguna Seca, quindi ci possiamo permettere anche un ritiro oggi, però meglio di no, dai, non concediamo punti agli altri. Anche se è difficile per la di recuperare se mi dovessi ritirare in questa gara. Van der Marca. Passato proprio adesso in questo mucchio qui e Ria anche. Quindi il secondo e il terzo nel campionato li abbiamo passati. Adesso abbiamo l'altra onda, la onda di Aiden. E la BMW di Torres. Sì, perché quella dietro è di Reiterberger. Con le due Ducati che fanno primo e secondo. Ria è terzo, questo è l'ultimo giro, un podio non si può fare oggi, per questa gara 2. Abbiamo steso Davide Giuliano, sesti adesso, quindi dai. Giù dal podio, comunque sempre davanti a Van der Marco. Adesso c'è Torres, Ria è secondo, però adesso con il secondo posto di Ria adesso e quello di prima di gara 1, adesso terzo. Rientra dentro il campionato per fare secondo posto, non primo, secondo. Abbiamo passato Charles Davis e adesso ultima curva e primi. Abbiamo vinto due gare qua in Francia, partendo ultimi. Van der Marck dov'è? Finito. Sedicesimo, fuori dai punti. Attenzione perché Ria, in questo terzo posto qui, forse potrebbe passarlo di qualche punto. O avvicinarsi di qualche punto ulteriormente. Attenzione. Forse possiamo essere già campioni del mondo. Anche. Forse possiamo essere già campioni del mondo. 128 punti. Allora, dobbiamo
Dopo questa qui mancavano solo due tappe, quattro gare. E quattro gare è 25 per 4, 100. Abbiamo 128 punti. Forse siamo campioni del mondo. Forse siamo campioni del mondo. Perché? Uh, 107 punti erano prima di questa gara qui. E noi ne abbiamo fatti 25 adesso. E 0 Vandermark, che ora è passa terzo. E quindi 25 più 107 fa 132 punti. Quindi sì, abbiamo vinto il mondiale perché Ria ha 128 punti. E Vandermark 132. Quindi ho azzeccato che Ria è passato davanti a Vandermark di qualche punto e siamo campioni del mondo. Sì, siamo campioni del mondo. E qui non cambia niente per la classifica, se non per Alzulay Temengi che ci si mette in mezzo il compagno di Alzulay Barié. E Alzulay ha fatto 3 punti oggi. Passa 21. Vabbè, adesso detto questo, vi volevo dire che domani, cioè martedì 29, andrò in vacanza fino al 6, quindi i video non li registrerò in quella settimana lì, quindi dopo questo video qui ritorneranno i video a luglio, dopo il 6, l'8, l'8 luglio torneranno. E vi voglio dire che Superbike, se volete, basta che scrivete nei commenti qui sotto, sì, va bene o no. Continua come stai facendo adesso. E la mia idea era, visto che Erez e Losail, il Qatar, sono piste che mi piacciono, mi sarebbe piaciuto farle separate. Cioè, nel senso, le qualifiche, le prove libere, un video insieme, e gara 1 e gara 2 separate, e gara 1 e gara 2 di tutte e due le tappe, farle al 100%, cioè il numero massimo di giri. Quindi sarà un video che durerà abbastanza, tipo una gara di moto che dura 40-45 minuti. Vediamo. Se vi piace, come idea ve la posso portare. Basta che lo scrivete, come già detto prima. E basta. Cioè, per le qualifiche e le gare, cioè per le qualifiche e le prove libere, vi voglio dire che saranno a 15 minuti, tempo intero, proprio adesso vi faccio vedere, proprio il tempo che ti danno, quindi un bel 15 minuti, però non sono 15 minuti che ve li faccio vedere tutti, quindi darò la mezz'ora al video. 15 minuti prove libere, 15 minuti qualifiche. Qualifica 1, qualifica 2 in base al piazzamento che faremo nelle prove libere. No, questo no. Vi farò vedere solo un giro come in quella da 3 minuti classico. Solo un giro però. I 15 minuti non li registrerò tutti, ma registrerò solo il giro in cui si fa il miglior piazzamento. Basta, tipo una pole position, quinto posto, che ne so, così, ecco. Ecco, vi faccio vedere. Le prove libere durano 15 minuti, io registrerò 15 minuti. Non 15 minuti, allora, riavvolgiamo. Allora, 15 minuti, io registro solo come 3 minuti, cioè un giro. Va bene, va male, un giro, ecco.
Gli altri 15 minuti uso per fare il mio tempo, poi dopo vi farò vedere il giro migliore. Stessa cosa anche per prove libere 1, in base al piazzamento delle prove libere, o direttamente Super Pole 2. E poi la gara a parte, un video di gara 1 intero e un video di gara 2 intero, la gara di gara intera, ecco, anche per l'osaio. Bene, il video finisce qui, noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi sotto il video, sotto il video, attivate la campanellina, commentate per sapere, per dirmi se vi piace questa idea e condividete e mettete mi piace. Alla prossima!